Lotta per la testa che entra nel vivo e molto potrebbe dipendere proprio dallo scontro diretto di oggi tra la prima e la seconda della classifica. Ultimi istanti prima del match, rimanete con noi, non andate via. Splende il sole sullo stadio, terreno di gioco in condizioni perfette, davvero ideale per una grande sfida. Un caloroso saluto da Piero Gipardi e Daniela Dani. Oggi protagonista la Premier League con un incontro che promette spettacolo. Si affrontano Nottingham Forest e Manchester United. Un saluto a te Pierre e agli amici a casa. Ne ho viste commentate tante di partite, ma ogni volta è come se fosse la prima. Non vedo l'ora di iniziare. Brutta gestione del pallone. Il Nottingham Forest, squadra attesa a una prova di carattere dopo il mezzo passo falso nel match precedente contro il Brighton and Hove Albion. Qual è il tuo pronostico? Si sono dovuti accontentare del pari, è l'ultima partita. 1-1 rimane positivo però fuori casa. Non vedo una delle squadre favorite sull'altra. Io non mi stupirei se la partita terminasse in parità. Questa per loro è una giornata speciale. Lele riceveranno il trofeo destinato ai campioni, il premio per cui hanno lavorato tutta la stagione. Questo match ha i connotati di una vera e propria passerella trionfale. Vero Pier, però attenzione, che occasione Pier! De Gea, palla ancora in gioco. Pericolo scampato. Sembrava fatta per il gol del vantaggio, ma ci è arrivato il portiere con una parata d'applausi salvando il risultato. C'è stato un gol nel match a Stamford Bridge, sentiamo. Prima rete del match per il Brighton. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo soli 14 minuti. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Provano i Red Devils lungo la fascia. Attenzione, pericolo. Pallone in rete, si aprono dunque le marcature. Si è fatto trovare puntuale all'appuntamento con il gol. Ha infilato il portiere da sottomisura. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Buona rete di passaggi. I tifosi vogliono il tiro. Hanno segnato, vogliono il titolo, se lo meritano e adesso sembra quasi una formalità. Hanno dominato la stagione, chiuderla in anticipo sarebbe un risultato straordinario, dimostrazione della forza di questo gruppo. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Si fanno vedere i compagni. Attacco che sfuma, merito del buon lavoro difensivo. Attenzione, è cambiato qualcosa al Molineux. Andiamo a sentire. Prima rete della partita per il Wolverhampton. Si sblocca dunque il match. Può inquadrare la porta. Respinge la conclusione. Riconquistano il pallone. Lascia partire il tiro. Tentativo facile per il portiere. Chiedo scusa per l'interruzione precedente. Nuovo gol del Wolverhampton nel frattempo. Con questa rete hanno aperto le marcature, risultato che adesso è di 1-0. United che prova a rendersi minaccioso nella metà campo avversaria. Recuperano il possesso interrompendo un'azione che stava diventando pericolosa. C'è un minuto ancora da giocare. Arbitro che fischia la fine dei primi 45. Tutto sembra procedere perfettamente. Secondo tempo che comincia col primo possesso United. Rompe la marcatura.
si fa saltare facilmente. La difesa legge bene la traiettoria. È cambiata la situazione a Stamford Bridge, andiamo a sentire. Prima rete del match per il Chelsea. Rete. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E c'è il gol! Gol praticamente a porta vuota. Si riparte con lo United chiamato alla rimonta di una rete. Serginio Dest, palla su Verratti, porta via la palla con questo intervento. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni, come dimostrano le percentuali sul possesso palla, però è un possesso palla che non sta dando i risultati sperati. Vedi, la manovra è prevedibile, devono alzare ritmo e fare più movimento. Un buon passaggio viene da un buon movimento, allora si aprono gli spazi e ci possono essere gli inserimenti. Se vogliono recuperare lo svantaggio devono inventarsi qualcosa. Subito Molineux, ci sono novità. Seconda rete della partita per il Wolverhampton. La risolta il francese Alain Saint-Maximin. Non può sbagliare da lì. Senza problemi qui il portiere. Perdonami per prima. Dunque, Wolverhampton a segno nell'altro match. Punteggio di 2-1 adesso a loro favore. Prosegue qui nell'avanzata. Ribatte questo cross. C'è stata deviazione. È corner. C'è il cambio nel Manchester United. Occhio al tocco in mezzo. Conclusione murata. Lascia partire il cross. Anticipa tutti su questo cross e spazza. Se ne va in velocità, attenzione. Tenta la conclusione. Tentativo non pericoloso, con calma interviene il portiere. Attenzione, è cambiato qualcosa al Molineux. Andiamo a sentire. È arrivato il terzo gol per il Wolverhampton. La risolta il francese Alain Saint-Maximin. Doppietta per lui. Ha sfruttato al meglio un errore della difesa per battere il portiere. Risultato che li vede avanti 3-1. Il minuto è il 72. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Malasia. Ken. Gioco fermo, calcio di punizione United. Ha esaurito il bonus qui, il prossimo fallo sicuramente sarà da giallo. United a caccia del gol del pareggio in questo finale. Ha letto molto bene la traiettoria. Brutta disattenzione, pericolosa. Devono sfruttare bene questo calcio d'angolo se vogliono pareggiare. Occhio perché ci sarà un cambio. Palla in area di rigore. Colpo di testa che non trova la porta, anche per merito del difensore qui. L'intenzione era buona, l'esecuzione decisamente meno. Il portiere ha seguito con lo sguardo il pallone che è uscito anche di parecchio. Gilles White. Occhio che guadagna metri. De Gea parla ancora in gioco. Splendido intervento, ha evitato un gol fatto. La partita finisce qui. Non aspettavano altro. E lo stesso possiamo dire dei tifosi. Il risultato di oggi alla fine non interessava a nessuno. C'era solo una gran voglia di festa, di celebrare la conquista del titolo e iniziare con i festeggiamenti. Vero Pier, la certezza matematica era già arrivata nella precedente giornata fuori casa, ma vuoi mettere a festeggiare davanti al proprio pubblico, davanti a questo pubblico, il sapore è sempre diverso ed è giusto essere premiati per questa stagione che hai fatto trionfale fino alla fine davanti alla tua gente. Cerimonia di premiazione che entra nel vivo, è il momento più atteso, è il coronamento di un viaggio partito da lontano, i sorrisi, l'emozione, le pacche sulle spalle e la coppa pronta ad alzare al cielo. Un premio meritato per il grande lavoro svolto, Pier, per i tanti sacrifici fatti per arrivare a questo successo.
Chiunque giochi a calcio sogna di vivere momenti come questi, di poter alzare un trofeo, ed è quello che sta per succedere loro oggi. Molte loro colleghe e colleghi vorrebbero essere al loro posto, fidati. È incontenibile la gioia dei tifosi sulle tribune, la coppa viene mostrata, c'è l'euforia, sono immagini meravigliose, sono immagini straordinarie dello sport. Sì Pier, non c'è gioia più grande che festeggiare una vittoria così importante insieme ai propri tifosi. Sono loro l'anima di questo sport, la benzina per la testa e per le gambe di chi va in campo. Adesso si godono il trionfo, hanno vinto il campionato. Hanno trionfato al termine di un'annata pazzesca e ora si godono gli scatti dei fotografi.